Benvenuti a questa nuova edizione di Licata News. In apertura, prima di passare alle notizie contenute nel nostro telegiornale, è doveroso unirci al dolore della famiglia Costanza Gianchetti per la prematura scomparsa dell'ex assessore Annalisa. Alla famiglia vanno le condoglianze di tutta la redazione di Licata For You Web Channel. Passiamo appunto alle notizie del nostro telegiornale. In apertura ci occuperemo ancora di sanità. La sesta commissione all'ARS ha raccolto le istanze che arrivano dal territorio. Sentiremo nel nostro telegiornale il presidente della commissione, l'onorevole Margherita La Rocca Ruvolo. Ci occuperemo poi di degrado al villaggio agricolo, segnalazioni che ci arrivano direttamente dai residenti. Buona la prima per il film Uscruscio Dumari, lanciato nel fine settimana al Fly Cinema. E poi chiuderemo con il Licata Calcio, buon pareggio esterno per i gialloblu, già ampiamente salvi. Il treno dei servizi. C'è una notevole carenza di medici e personale all'ospedale San Giacomo d'Alto Passo. L'emergenza Covid ha annacquato il livello di attenzione sui numeri interni alla struttura sanitaria di Contrada Cannavecchia, che a livello di organici restano preoccupanti, in alcuni reparti addirittura ai limiti della tolleranza. È il caso di ortopedia, dove sabato in servizio c'era un solo medico a coprire i turni. A sollevare il problema delle carenze di organico al San Giacomo d'Alto Passo è il consigliere comunale Andrea Burgio, che chiama in causa anche la politica a livello regionale. Ad evidenziare i disservizi, nelle scorse settimane sono state anche diverse sigle sindacali. Abbiamo sentito l'onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, presidente della Commissione Sanità all'Assemblea regionale siciliana. Onorevole La Rocca Ruvolo, la situazione dell'ospedale San Giacomo d'Alto Passo si fa sempre più preoccupante. Anche la politica ha chiamato in causa le istituzioni. Quali passi si stanno muovendo a livello di sesta commissione sanità all'ARS? Colgo l'invito che arriva dal consigliere Burgio, sarà mia cura riferire alla commissione la richiesta che ci viene presentata e faremo in modo, mi auguro entro il mese di giugno, di poter venire con la commissione. Peraltro personalmente non ho mai visitato l'ospedale San Giacomo e quindi questa sarà sicuramente una occasione, direi quasi doppia: da un lato per il piacere di venire a Licata e vedere da vicino qual è la situazione dell'ospedale, dall'altro per cercare di dare una mano alla soluzione dei problemi laddove la commissione può intervenire e può comunque assieme all'ASP trovare soluzioni. Sul discorso dei medici e sulla carenza degli stessi, credo che questo sia un problema diffuso che appartiene non solo all'ASP di Agrigento, ma purtroppo diciamo è un problema nazionale, mi permetterei di dire. Però bisogna in qualche maniera mettere insieme strategie e soluzioni perché si possano diciamo superare i problemi. E per tutto il resto rimango a disposizione per qualunque necessità e poi nello specifico vedremo quali sono i reparti maggiormente diciamo sofferenti o con difficoltà e come intervenire. Questo mi sento oggi di dire proprio perché non ho un quadro chiaro di quella che è la situazione. Ho raccolto quello che può essere il quadro così come visto dal consigliere Burgio e sicuramente me ne farò carico. Spero vi siano piaciuti gli appuntamenti con i nostri specialisti. Vi aspettiamo sempre la rubrica Ippocrate ogni martedì alle 21:30. Mi raccomando, iscrivetevi al canale YouTube Licata For You Web Channel e mettete tanti tanti like. A presto! Verde pubblico in condizioni pietose al villaggio agricolo e nelle traverse di Via Gela. Il degrado dell'aria è stato documentato e segnalato alla nostra redazione, sommersi dalla vegetazione cresciuta spontaneamente in marciapiede. Non vediamo un operatore ecologico o un netturbino da diversi anni, ci fa sapere un residente. Questa nostra zona non è mai stata interessata da interventi di decoro sul verde pubblico o di scerbatura e pulizia. Non esageriamo nel dire che siamo abbandonati al nostro destino. Non si tratta tuttavia di una zona periferica, la centralissima via Gela è a poche decine di metri, il vicino cavalcavia quotidianamente viene interessato da un transito veicolare notevolissimo per collegare automobilisti e centauri da una parte all'altra della città. Eppure lo scenario è da abbandono perenne e da anni è stata realizzata una struttura sportiva polivalente frequentata da tantissimi utenti. Tutta questa vegetazione lasciata così spontaneamente, proseguono i residenti, non fa che accrescere la quantità di parassiti e roditori. Non abbiamo mai visto nessuno espletare servizi di disinfestazione e derattizzazione.
Vorremmo ricordare a chi lo ha dimenticato che esistiamo anche noi e siamo divorati dalle zanzare a qualsiasi ora del giorno. Il tutto viene ingigantito dalla presenza di blatte zanzare ad aggravare un quadro di desolazione a una manciata di metri da una delle più importanti arterie della città. I primi due giorni di proiezione del film Scruscio d'Umari al Fly Cinema sono stati sold out. La prossima uscita è martedì 8 giugno con proiezioni alle ore 18 e alle ore 20. L'anticipo di un'ora è stato deciso per non avere alcun problema con il coprifuoco. I primi giorni di proiezione per Scruscio d'Umari, c'è attesa per questo film? Sì, l'attesa, devo essere sincero, c'è, perché prima di tutto da parte nostra, anche per vedere la reazione del pubblico, per capire un po' come verrà accolto appunto il film. Però devo dire che, tra l'altro, ho avuto occasione così, stando in giro, l'attesa c'è, si sente, mi chiedono tanti, quindi siamo fiduciosi, veramente molto fiduciosi. Anche Fly Cinema ci ha scommesso perché sono tre le proiezioni, 17, 19 e 21. Sì, è giusto che il Fly Cinema abbia fatto questa scommessa perché per l'ICATA, perché è giusto dare la possibilità a chi vuole di poter vedere il film. E poi, ripeto, la richiesta c'è, io sono sicuro che queste tre serate saranno piene. Per Cantavenera, la prima di Scruscio d'Umari, che cosa vi aspettate? Ci aspettiamo intanto tanta emozione che c'è fra tutti noi protagonisti, che ci siamo ritrovati dopo svariate riprese qui questa sera. Quindi siamo in ansia di vederlo tutto montato e ci aspettiamo che la gente sia partecipativa e ci faccia le sue critiche. Tre proiezioni, 17, 19 e 21, significa che anche il Fly Cinema ha scommesso su questo film. Sicuramente sì, ha scommesso perché è un film girato interamente a Licata, quindi nostrano direi, molto cittadino e speriamo che piaccia. La gara comincia e vede subito i cilentani in avanti. La squadra allenata da Mister Esposito si fa vedere con Domenico Maggio. Il suo diagonale viene bloccato dall'estremo difensore dell'Icata. Dalla parte opposta la formazione gialloblu ci prova con una conclusione di Daniello dalla distanza. Blocca Polverino senza problemi. La Polisportiva Santa Maria si distende sull'out di destra, Fufue serve Vincenzo Romano. Il suo traversone taglia tutta l'area di rigore, arriva Conios, la rimette al centro. La Polisportiva Santa Maria recupera il pallone con Antonio Maio. La sua conclusione viene bloccata senza problemi dal numero 1 dell'Icata, che si riaffaccia dalla parte opposta, questa volta senza creare problemi a Polverino. Civilleri dalla distanza su calcio piazzato prova a sorprendere l'estremo difensore cilentano, ma non ci riesce, la sua conclusione è debole e centrale. La Polisportiva Santa Maria attacca con questo lancio a servire Domenico Maggio, il suo diagonale stavolta accarezza il palo ed esce di poco sul fondo. Ancora cilentani in avanti, stesso copione, pallone per Domenico Maggio, difende bene la sfera, viene murato, il pallone resta lì, il diagonale, il palo stavolta gli dice no. Dalla parte opposta arriva il gol dell'Icata con Mannina che mette al centro questo cross che trova pronto Civilleri, il colpo al volo e supera Polverino per il vantaggio dell'Icata. Nel finale della prima frazione ci prova Della Torre con un colpo di testa, la sfera è alta e imprecisa, termina così il primo tempo con il vantaggio dei siciliani. Nella ripresa è ancora l'Icata al sesto a farsi vedere con il neoentrato catalano, stavolta Polverino si distende, poi arriva il fischio per il fuorigioco. Inizia l'assedio della Santa Maria proprio con Della Torre che suona la carica con questa conclusione dalla distanza, blocca Paterniti che poi riesce ad allontanare la minaccia così come i suoi compagni di squadra. La Polisportiva attacca a testa bassa, Maio, la respinta ancora dell'estremo difensore, il pallone resta lì, Vincenzo Romano con un riflesso e ancora Paterniti a dire di no. La Polisportiva si fa vedere anche con Maggio, il suo tiro dopo un'azione molto prolungata viene smanacciato dall'estremo difensore.
C'è il momento dell'esordio per Raffaele Iodice, classe 2003, prende il posto proprio di Della Torre al quarto d'ora della ripresa. Capozzoli, anche lui entrato nel secondo tempo, prova a superare il portiere dell'Icata, non ci riesce. Catalano dalla distanza tenta di sorprendere Polverino. Partita velocissima, Fufuela mette al centro il controllo di Maggio che si ostacola quasi con Maio, poi la sua girata è bloccata da Paterniti. Capozzoli la rimette verso il centro, Maggio, azione prolungata, il controllo di Maggio, in area di rigore, il diagonale, stavolta il palo è suo alleato e supera l'estremo difensore dell'Licata. Da riapprezzare il gesto tecnico del bomber della Polisportiva Santa Maria che con un perfetto sinistro trova l'angolino più lontano e il gol del pareggio per la formazione allenata da Esposito.